Con 21 voti favorevoli e 8 contrari è stato approvato il bilancio 2022-2024 del Comune di Pescara e la sua immediata esecutività. Si chiude così un lungo iter di confronto e dibattito politico in aula, cominciato nel dicembre scorso e condizionato nelle ultime settimane dalla Corte dei Conti, che aveva rilevato diverse criticità a cui l'amministrazione ha dovuto rimediare trovando 700.000 euro in poco tempo. Il sindaco Carlo Masci, nell'immediatezza del voto consiliare, ha voluto rimarcare che la maggior parte dei comuni d'Italia non ha ancora iniziato la discussione sul bilancio. L'obiettivo comune, prosegue, resta quello di far crescere Pescara. Per questo abbiamo tenuto sempre la porta aperta all'opposizione per dare un contributo fattivo e non strumentale alla logica di contrapposizione politica. La pandemia ha messo in ginocchio tante famiglie, tanti comuni. Dobbiamo cercare di ripartire e lo vogliamo fare in uno spirito di concordia. Certo, l'opposizione utilizza ancora questi toni un po' duri che forse fanno parte del secolo scorso, del millennio scorso. Oramai dobbiamo guardare avanti, abbiamo un unico obiettivo, quello di utilizzare le risorse del PNRR entro il 2026, quindi dobbiamo fare investimenti importanti per le città, dobbiamo organizzare soprattutto queste attività e lo vogliamo fare ascoltando tutti, perché questo deve fare un sindaco, questo deve fare una maggioranza. Gli 8 voti contrari arrivano dai banchi dell'opposizione. Per i rappresentanti delle minoranze, il bilancio ha subito dei tagli enormi al sociale, al verde, al lavoro e alla sanità, figli delle richieste dei revisori dei conti. E oltre agli aspetti finanziari, l'aspetto puramente poi politico. Cioè, per la prima volta nella storia del Comune di Pescara, tutti gli emendamenti delle minoranze sono stati tagliati attraverso un escamotage finto tecnico, e quindi proprio il fatto di far arrivare in discussione questo emendamento finto tecnico, che andando a toccare tutta una serie di capitoli di bilancio, ha provocato la caduta di tutti gli altri emendamenti. Continueremo, nonostante tutto, a proporre azioni di governo, interventi da finanziare, come abbiamo sempre fatto in questi 2 anni e mezzo, in cui però purtroppo ci siamo sempre trovati la porta sbattuta sulla faccia.